così per cercare di andare incontro anche noi con una storia un po' laterale a questo risveglio della nostra coscienza. Nella nostra coscienza, dicevo, c'è anche una storia molto particolare che è quella del campo Ferramonti di Tarsia. Siamo in provincia di Cosenza e guardate questo racconto di Vincenzo Campitelli. Questo è un luogo di tristezza e di memoria. Solo per essere nati ebrei si veniva rinchiusi qui. Quindi questo per noi è un posto di memoria. E anche di dolore. E anche di dolore. Questo è ciò che rimane del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, provincia di Cosenza. Costruito nel 1940 a causa della promulgazione delle leggi razziali fasciste, rappresenta il più grande campo di internamento italiano, con un'estensione di 160.000 metri quadrati e 92 baracche, che arrivarono a contenere fino a 3.000 persone, principalmente ebrei stranieri provenienti dalla Germania e dall'Est Europa. E i primi che arrivarono qui chi erano? Erano questi intellettuali, questi giovani che si erano rifugiati in Italia pensando che cosa? Di scampare, no? A tutti i pogrom che in Europa insomma già accadevano. Com'era la vita nel campo? La malaria era costante, infatti ogni giorno prendevano il chinino. C'erano periodi di fame. La cosa grave qual era? Diciamolo, c'è il vilipendio di tutti i diritti umani, in primis la libertà. Nonostante le condizioni di vita estreme, tra queste baracche non fu sconfitto il desiderio dell'uomo di costruire il bene. In un campo fascista, sembra un paradosso, no? È sorto una cellula democratica. Cioè gli ebrei hanno avuto il coraggio, la capacità, no? Il talento di autogovernarsi. Ogni baracca leggeva liberamente il capo baracca. Ogni capo baracca eleggeva che cosa? L'obercapo, il capo dei capi, che aveva un ruolo importantissimo, quello di mediare con la direzione. Questo Parlamento, la prima cosa che fa qual è? Istituisce le scuole. Tra gli internati c'era Ernest Bernhard, tedesco di Berlino, è stato uno dei maestri della psicoanalisi in Italia. Nel dopoguerra intrattenne rapporti, tra gli altri, con Federico Fellini, fino a influenzarne l'opera. A Bernhard è intitolato il Parco Letterario di Ferramonti di Tarsia, che comprende anche il Museo della Memoria. La sua presenza qui fu determinante, cioè migliorò la qualità della vita. Il suo papà era internato qui? Sì, per credo 2-3 anni, a quanto io ho saputo dopo, successivamente. Mia madre non sapeva assolutamente nulla. Cioè sua madre non sapeva che suo padre era stato internato qui? No. Perché secondo lei c'era questo riservo? Il riservo l'hanno avuto quasi tutti gli ebrei che sono tornati nel campo di concentramento. Non volevano raccontare, un po' per vergogna. La vergogna di essersi salvati, la vergogna di essere stati trattati come dei vermi, striscianti.